Uno scrigno da custodire è venuto fuori proprio nell'anno della pandemia, l'ultimo lavoro, anzi capolavoro dello scrittore sulmonese Mario De Santis, che non perde l'entusiasmo la voglia di scrivere anche in un momento difficile, un'attenta e preziosa collezione di riflessioni. Lo scrittore sulmonese infatti presenta poesie sul vissuto quotidiano, portando il lettore a meditare su amicizia, amore, lavoro, viaggi, incontri, passioni. E c'è anche l'attuale epidemia a far la sua parte nella raccolta. Il virus diventa uno spunto, una riflessione, per non vedere tutto nero. Scorrevole e piacevole, il volume favorisce quasi un incontro a distanza tra il pensiero dell'autore e quello del lettore. Sono poesie che arrivano infatti dritte alla mente, al cuore, all'animo dell'utente, del lettore, attraverso un linguaggio semplice e diretto, non aulico né popolare. Uno stile lineare e sobrio, quello di De Santis, che a tutti consente di accostarsi alla sua poesia e alla sua intima riflessione.